Eder. Mech. Pallister. Solo un ingenuo può pensare che quell'omicidio sia stato voluto, organizzato ed eseguito da Nitto Santa Paola per gli Ercolano senza che ci sia stato un mandato preciso. Ora era un braccio armato, braccio operativo, che in quel caso, in quegli anni, si muovevano a tutela di un sistema di interessi corporativo, un potere forte, collaudato, che sconfinava nella magistratura, nell'istituzione, nella politica. La determinazione sarà arrivata da uno di questi segmenti, ma noi siamo ancora, diciamo, creditori di un pezzo di verità. Mio padre non è stato ammazzato per l'intervista a Biagi. Mio padre è stato ammazzato per tutto quello che aveva scritto prima rispetto a cos'era la mafia. Gli articoli pubblicati sui siciliani, a cominciare dal primo articolo del primo numero, I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa, era un racconto inedito. La mafia è cambiata, si è fatta meno tracotante, più furba, più attenta, forse siamo cambiati meno noi. Se scopriamo oggi, a 40 anni dalla morte di Giuseppe Fava, che per un quarto di secolo il presidente degli industriali di Catania aveva pagato la sua brava tassa a Cosa Nostra, ci dobbiamo chiedere davvero quanto siamo cambiati noi, quanto sia cambiato il nostro mondo. Tutto ciò che cerca di manipolare la verità fa il gioco della mafia. Il processo montante è un processo di estrema modernità, racconta il modo in cui un'antimafia si è fatta potere, si è appesa al petto medaglie di cartone e ha deciso di recitare un ruolo di inappuntabili leader di un'antimafia che in realtà era un'antimafia finta. Un giornalismo etico è un giornalismo che fa domande, un giornalismo che si pone di fronte al tema del dubbio. Credo che sia cresciuta una generazione di giovani cronisti più o meno blasonati, anche senza il tesserino dell'ordine in tasca, però senza essere garantiti, spesso senza essere tutelati dai loro editori, che però ha dimostrato di avere raccolto e valorizzato la storia, la lezione di Giuseppe Fava. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.